con considerazioni relative alle velocità. Quindi abbiamo detto che se ho un gas nella scatola, all'interno posso considerare che le particelle si muovono all'interno della scatola con certe velocità. Allora la domanda è: ma hanno tutte la stessa velocità? No, in realtà, diciamo, si osserva che le velocità delle particelle all'interno della scatola sono diverse tra di loro e che seguono una distribuzione delle velocità. Adesso spieghiamo che significa. E questo è dovuto a Maxwell. Allora, Maxwell diventerà l'incubo del vostro prossimo semestre, no? Perché è colui che nel 1875 scrive le quattro equazioni di Maxwell. Non le scrive lui, perché prende, diciamo, la somma dell'elettromagnetismo che era dovuta a Gauss, Ampère e altri, mette tutto insieme e dimostra che la luce è un'onda elettromagnetica. Maxwell era figlio di una ottima famiglia inglese, no? E aveva avuto una istruzione larghissima, e aveva studiato, diciamo, moltissimo ad Oxford, mi pare. Sapete che a Oxford c'era questa abitudine di fare i campionati di matematica, no? Quelli che adesso poi si fanno anche nelle scuole alla materna da noi, no? Dappertutto. Si facevano i campionati di matematica e il più fico che vinceva il campionato, sapete come veniva chiamato? Alla fine, cioè chi vinceva il campionato di matematica, che si chiamavano i tripos. Il più figo si chiamava, poi uno si spiega, il Wrangler. Dice perché i jeans si chiamano così, per questo motivo. Il più figo che poteva andare in giro, e dico io sono il Wrangler, e tutte le ragazze che gli chiedevano di portarle a cena fuori, no? Non è vero. E Maxwell arrivò secondo, non primo. E i Wrangler, cioè i tripos, era una sorta di battaglia tra gli allievi, ma non proprio. Era una battaglia tra i preparatori degli allievi, cioè ogni singolo professore dentro l'università si capava il rampollo di famiglia che aveva studiato bene e gli faceva da istitutore e lo cresceva e poi li mandavano come galli nelle battaglie dei galli, no? E facevano lotta tra di loro, ma non era una lotta tra gli studenti, era una lotta tra i professori. E quindi succedeva questo. Allora, e Maxwell ha inventato il disco di Maxwell, che è quel disco con i colori che quando uno lo fa girare fa il bianco, no? Ha fatto le equazioni di Maxwell e si è occupato di termodinamica. Allora, tramite dei calcoli teorici che non facciamo, Maxwell dimostra che se uno ha N0 particelle all'interno, un gas formato da N0 particelle, ricava la distribuzione di Maxwell. La copio perché i prefattori non me li ricordo mai. Dn è uguale 4πn0 su m diviso 2π, la costante di Boltzmann per la temperatura, alla 3 mezzi, per la velocità al quadrato per e alla meno v quadro diviso 2, no, mv quadro 2kbt in dv. Adesso che significato ha questa roba qua? Ha il seguente significato. Ci dice che se io disegno
questa roba qui, disegno questa curva fatta così e dico, supponiamo di prendere un piccolo intervallo di velocità compreso tra la generica velocità v e la velocità v più dv. Allora, la distribuzione di Maxwell che cosa mi dice? Dice, guarda, che di queste n0 particelle che tu hai dentro la scatola, un numero dn ha una velocità compresa tra questi due valori qua. Ok? Quindi una quantità dn di queste particelle ha velocità compresa tra v e v più dv. E questo numero dn non è costante perché dipende, vedete qui c'è una dipendenza dalla velocità. Cioè questa curva che disegno qui, nel limite di basse velocità, segue la legge v quadro, cioè è quadratica, e nel limite delle alte velocità segue una legge di tipo esponenziale, e alla meno m v quadro su 2 volte la costante di Boltzmann per la temperatura. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che non tutte le particelle hanno la stessa velocità, c'era un certo numero di particelle che avrà velocità bassa, ci sarà un certo numero di particelle che avrà velocità altissima, ma il grosso delle particelle ha una velocità che mediamente sta nella zona centrale di questa curva qua. Però c'è una distribuzione, come si dice, che non è gaussiana, come uno si aspetta per un fenomeno puramente statistico, ma è maxwelliana, come si dice, data da questa espressione. Quindi trova questa espressione. Quindi tutte, diciamo, si può dimostrare questa cosa qui. Allora, si può, analizzando questa curva, si può far vedere che se ad esempio io sto a una certa temperatura T con 1, diciamo la velocità, diciamo, di picco a cui ho il massimo della distribuzione a un certo valore, se io aumento la temperatura del gas, quindi immaginiamo che questa è per una certa temperatura T1, se io aumento la temperatura del gas, quello che succede è che questa distribuzione si sposta verso valori di picco più elevati, V picco 2, quindi qua la temperatura T2 è maggiore della temperatura T1, e si sbraca. E se aumenta ancora la temperatura, questa distribuzione si sbraca ancora di più e il picco si sposta verso velocità più grandi. Quindi aumentando la temperatura, mediamente le particelle hanno una velocità più alta, ma hanno anche una distribuzione più larga. Data da questa espressione. Allora, in questa curva qui si può identificare appunto un valore di picco, la velocità a cui si ha il picco della distribuzione, e questa velocità di picco non la ricaviamo, ma è 2 kbt su m, la particella, la massa delle particelle. E se uno si va a calcolare la velocità media, scopre che la velocità media non corrisponde con la velocità di picco, ma è più alta, cioè c'è un fattore 3 invece che 2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per questo valore qui c'ho il massimo della distribuzione, ma se vado a vedere il valore medio, la velocità media in realtà sta spostata da questa parte qua. Chi è la velocità media?
è la velocità che spacca questa curva in due porzioni che hanno integrale uguale, come se facessi l'integrale da 0 fino a v medio e da v medio fino a infinito, le due aree sono uguali. Quindi la curva, siccome non è simmetrica, non è una gaussiana che ha le due code uguali, ma è parabolica in questa regione qui ed esponenziale è questa, da questa parte, la curva è più spostata verso destra e quindi il valore medio è spostato oltre il picco. Adesso, e qui con questo concludiamo, è il piccolo passaggetto che io voglio fare. Maxwell ci dice che appunto questa distribuzione è, chiamiamolo un coefficiente, tutti quei prefattori elevato alle 3,5, bla bla bla, tutta quella roba là è un coefficiente che dipende dalla temperatura, però la dipendenza dalla velocità è questa. Cioè, questo è il numero di particelle che ha energia compresa tra v e v più dv, no? Ma io qua dentro c'è una cosa che mi balza proprio all'occhio. Che cos'è che proprio in questa espressione qua c'è una cosa che se io sono uno studente di ingegneria che deve dare l'esame, dico, che c'è che mi balza all'occhio? Ho una cavolata, non è che vi debba alzare niente di speciale. Se lo chiedo a voi, che non avete mai visto queste cose, che c'è? C'è una cosetta che dice, ah, ma quella è C'è un mezzo MV quadro. l'energia cinetica, qua. È l'energia cinetica che abbiamo detto nel modello del gas in cui le particelle non interagiscono, è tutta l'energia della particella. Allora, quella è l'energia cinetica. Allora dico, va bene, vediamo un attimo un po' sta cosa qua. Ma quell'energia è un mezzo mv quadro. Allora dico, va bene, se io calcolo il differenziale di questa energia, cioè di quanto cambia l'energia se cambia la velocità di dv, e quanto è questo? È un mezzo m, il differenziale di v quadro. E questo è un mezzo m2v in dv. Ho derivato v quadro rispetto a v, che mi dà 2v, e poi ho messo il differenziale di v. 2 e un mezzo se ne vanno, e quindi questo de si può scrivere come mv in dv. E allora dico, va bene, posso scrivere sta robetta, cioè che de è uguale mv in dv, o se volete dv è de su mv. E mi comincio a modificare questa espressione qua. Dico, va bene, questo è A. Allora dico, va bene, se io qua ci metto un mezzo m davanti e divido, anzi, fatemi fare così. Se qua divido e moltiplico per 2, divido e moltiplico per la massa, mi compare l'energia cinetica. Questo è A, vedete che qui mi compare un mezzo mv quadro. Quindi ho 2A su m per l'energia, per e alla meno l'energia diviso la costante di Boltzmann per la temperatura, e al posto di dv ci metto de diviso mv, scritto in questa maniera. E allora scopro questa cosa uguale. Qui faccio questa operazione, dico qui la velocità
La posso riscrivere come essendo l'energia uguale a un mezzo mv quadro. La velocità la posso riscrivere come 2e su m sotto radice. Questo è uguale 2a su m. L'energia per e alla meno l'energia su k Boltzmann temperatura de diviso m. E qua ci metto 2e su m sotto radice. Adesso ci sono tanti quantità che sono delle costanti, la massa, il 2, la massa, bla 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 bla. Riuniamo tutto in una costante b. Vedete che qua mi viene energia diviso radice dell'energia, quindi mi rimane una radice dell'energia. Per e alla meno e su kbt in de. Cioè ottengo, ho modificato la distribuzione di Max Boltzmann, e questo mi dice, guarda, che il numero di molecole che hanno energia compresa n è il numero di particelle che hanno energia tra e più de. Cioè ho trasformato la distribuzione invece che in una distribuzione di velocità in una distribuzione di energia. E questa è dovuta a Maxwell Boltzmann, si chiama Maxwell Boltzmann. Adesso non stiamo a entrare nei dettagli perché non è facile spiegare queste cose, però questa quantità qui si chiama densità degli stati. E non ci focalizziamo l'attenzione, però ce lo scriviamo perché è importante. E questa quantità qui si chiama distribuzione di probabilità di Boltzmann. Si chiama distribuzione di probabilità di Boltzmann. E adesso su questa cosa vogliamo. Che ci dice la distribuzione di Boltzmann? Ci dice la seguente cosa. Ci dice che se io ho un sistema classico, e questo è importante, che può essere un sistema meccanico, che può essere un sistema termodinamico, che può essere un sistema ottico, ma che si comporta classicamente, e questo sistema può prendere certi valori dell'energia, no? Ad esempio, una penna, no? A seconda del livello a cui si trova, può avere certi valori dell'energia potenziale. Allora, la distribuzione di Boltzmann che mi dice? Mi dice, guarda, la probabilità che il tuo sistema stia in uno stato caratterizzato da una certa energia E è proporzionale al fattore di Boltzmann e alla meno l'energia su kBT. È proporzionale a questo fattore. Dove K di B è la costante di Boltzmann, T è la temperatura del sistema. Adesso, questa curva qui, com'è fatta se io la grafico è una curva fatta in questa maniera qua, è un esponenziale.
e alla meno E su KBT. Quando l'energia va a valori molto grandi, l'esponente va a infinito e alla meno infinito va a zero. No? Allora, guardate, se io la disegno qui, come è fatto il disegno? È fatto in questa maniera. No? Che cosa mi dice la distribuzione di Boltzmann? Mi dice, guarda, che se il tuo sistema si comporta classicamente, ha più probabilità di trovarsi qui, che di trovarsi qui, che di trovarsi qui, che di trovarsi qui. Cioè la probabilità di avere una certa energia va come un fattore e alla meno l'energia diviso la costante di Boltzmann per la temperatura. Adesso guardate bene questa cosa. Se questa curva io l'ho disegnata per una certa temperatura T1, no? E quindi vuol dire che qui dentro T aveva il valore T1. Se io abbasso la temperatura, cioè vado a una temperatura più bassa, il denominatore che fa? Scende. La frazione che fa? Sale. No? E alla meno di qualcosa più grasso, com'è? Più piccolo. No? Per una temperatura più piccola, questa curva è sempre esponenziale, ma scende più veloce per T2 minore di T con 1. No? Allora, se questa era la mia curva per la temperatura T1, se la vado a disegnare per la temperatura T2, è fatta in questa maniera. E questo che cosa mi dice? Mi dice che la probabilità di occupare questi stati a energia più alta diventa sempre più piccola man mano che la temperatura scende. Mentre cresce, mentre qui, mantengo della probabilità. Quindi se io prendo la temperatura e l'abbasso e la porto a zero, che cosa fa questa curva? Si schiaccia sempre di più in questa maniera. E dove tende ad andare il mio sistema? Nel livello energetico più basso. Quindi, che cosa dietro la statistica di Boltzmann, che cosa ci sta scritto? Mi dice dove evolve un sistema classico, lo diciamo, nel caso in cui la temperatura venga portata a zero. Allora, qual è, diciamo, l'immagine più pittorica che uno può avere? Se uno ha una scatola montata su un vibratore, no? E mette dentro delle palline da ping pong e non accende il vibratore, no? Le palline saranno tutte sul fondo, nel livello di energia minima, energia potenziale zero. Se mette in vibrazione questo sistema, metterlo in vibrazione significa fornire energia cinetica. Quindi le palline cominciano a muoversi, la loro energia cinetica aumenta, cioè la temperatura, che è la misura dell'energia cinetica, sale. Le palline cominciano a ribalzare e salgono, e mediamente stanno a una certa altezza. Quindi la temperatura fa sì che possano accedere a livelli di energia più elevati. D'accordo? Allora, quindi questa statistica di Boltzmann ci dà una misura, ovviamente non è così banale perché ci sono dei prefattori, ci sono dei coefficienti, bla 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 bla. Ci dà una misura di dove si tende a mettere un sistema classico se uno già lo porta a una certa temperatura. Quali stati tende ad occupare? Occuperà con più probabilità gli stati a energia più bassa e sempre meno probabilmente stati ad energia più elevata. Adesso, la distribuzione di Maxwell-Boltzmann è ricavata con un modello di meccanica classica. L'avete visto? No? Meccanica classica. Quando uno va un po' più avanti, capisce che questa distribuzione non spiega quello che succede nelle particelle microscopiche, perché quando si va nel microscopico bisogna assumere un modello di tipo quantistico. E in particolare, lo diciamo e non abbiamo paura a dirlo, questa statistica di Boltzmann che mi direbbe che se la temperatura va a zero, il sistema si porta nel livello di energia più basso. No? Tutte le palline sarebbero tutte in basso, no? Tutte a livello di energia minima. Quando vado a studiare
in meccanica quantistica, ad esempio, la cosa più semplice, l'atomo di idrogeno. Scopro che l'atomo di idrogeno ha dei livelli energetici, quindi l'elettrone può stare a una certa energia o energia più elevata, più elevata e così via. No? Ma questo non è vero solo per l'atomo di idrogeno, è vero anche per tutti gli altri atomi. No? Allora, se io avessi un atomo di uranio e fosse vera la meccanica classica, questi elettroni che stanno in tutti gli orbitali superiori, se abbassassi la temperatura, dove andrebbero? Andrebbero tutti nel livello più basso di energia, cioè si ficcherebbero tutti nell'orbitale 1s. No, perché esiste un principio di esclusione di Pauli che mi dice che due particelle non possono avere gli stessi numeri quantici e che quindi io nel livello di base ci posso mettere solo due elettroni. Hanno N, M e L uguali, ma il numero quantico di spin opposto, quindi hanno i due numeri quantici diversi. Questo vuol dire che se prendo in considerazione la natura quantistica, non è vero che portando la temperatura a zero il sistema collasserà con tutti gli elettroni nel livello più basso possibile, ma si metteranno a due nei livelli più bassi possibile. Quindi riempiranno tutte le shell fino all'ultima e poi l'ultimo elettrone si metterà nel livello libero disponibile. D'accordo? Quindi attenzione, la statistica, la distribuzione di Boltzmann è classica, non vale nel limite quantistico. Ok? Però le distribuzioni quantistiche nel limite di alta temperatura sono ben approssimate dalla distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Quindi certe volte sentirete invocare la distribuzione di Boltzmann perché? Perché per temperatura ambiente è una buona approssimazione. D'accordo? Allora, il principio di Pauli vale per i fermioni, che si chiamano fermioni perché sono figli di Fermi, Dipartimento di Fisica, qua a 300 metri da qui. Chi sono i fermioni? Sono le particelle con spin semintero, gli elettroni, i protoni, i neutroni. D'accordo? Quindi io posso prendere, nel caso delle particelle elementari che siano fermioni, vale questo principio. Non vale per i cosiddetti bosoni, che sono le particelle di spin intero, cioè ad esempio i fotoni oppure gli atomi completi. Allora, se vi succede di sentire delle presentazioni televisive o delle trasmissioni in cui si parla di condensazione di Bose-Einstein, che va tanto di moda sulle scienze, no? Che cosa fanno queste persone? Prendono un gas di atomi e lo raffreddano, no? Levando sempre più temperatura, gli atomi che sono bosoni si portano tutti nel livello più basso possibile, dove possono stare, perché per loro il principio di Pauli non vale. D'accordo? Allora, quando voi studiate i semiconduttori, scoprirete che in un cristallo esistono delle bande di livelli energetici, no? E che quando voi andate a mettere gli elettroni in questo cristallo, gli elettroni si metteranno nei livelli energetici e a una certa temperatura riempiranno questi livelli fino a un certo livello. Questo livello si chiama livello di Fermi, che è fino a dove voi potete riempire. Che cosa vuol dire? Che questo è il livello a cui si riempirebbe la banda a temperatura zero, senza agitazione termica. Se la temperatura non è zero, uno scopre che c'è la possibilità di avere alcuni elettroni sopra il livello di Fermi e questa coda è ben approssimata dalla distribuzione di Maxwell-Boltzmann, quindi c'è una certa probabilità che alcuni elettroni stiano qua sopra. E se questa gap tra banda di valenza e banda di conduzione è piccola, ci posso avere degli elettroni in banda di conduzione e il materiale si comporta da semiconduttore, cioè possono condurre l'elettricità. Ma se io la temperatura gliela porto a zero,
gli elettroni non penetra, la distribuzione non penetra più qua sopra, ma diventa una distribuzione rettangolare, non c'è più probabilità di avere elettroni nella banda di conduzione e il materiale non conduce. Cioè in un semiconduttore la conduzione della corrente dipende dalla temperatura. E questo poi ci fate i soldi, voi ci farete, perché siete elettronici. D'accordo? Allora, quando nel futuro sentirete parlare di distribuzione di Boltzmann, sappiate che è collegata a questa cosa molto semplice. No? Allora, con ciò, ragazzi, sono le 13.50. Professore, domanda. Io ho una domanda sul grafico, quello che su con i livelli di energia. Non ho capito sulle X cosa abbiamo, sulle ascisse. La probabilità. Questo qui? Quello a sinistra, sì. Mi si muove un po' in ritardo la lavagna. La probabilità. Ok, perfetto, grazie. Allora, ragazzi. Domanda? Ma lei ha detto che nel gas ideale gli urti tra le particelle sono elastici e quindi non va dissipata energia cinetica. Sì. Ma negli urti reali invece va dissipata. Bravo. Infatti, questo non l'ho detto perché supponiamo che io prenda una scatola, no? Vuota, e ci faccia un canale per portarci il gas e ce lo mandi dentro tutte le particelle alla stessa velocità, no? Le particelle entrano dentro la scatola, un tubo, e ci mando le particelle tutte alla stessa velocità, entrano con la stessa velocità. Se il modello nostro fosse vero, dovrebbero continuare a rimbalzare con la stessa velocità dentro. Invece, se io aspetto un po' di tempo, la distribuzione è quella di Maxwell-Boltzmann. Cioè il gas, come si dice, termalizza e si porta alla distribuzione di Boltzmann. Questo vuol dire che in realtà gli urti non sono elastici. Quando le particelle urtano tra di loro, si scambiano quantità di moto, cambiano una, la velocità aumenta, l'altra la velocità diminuisce, e statisticamente questo processo mi porta a questa distribuzione, che poi come si ricava dal punto di vista teorico, proprio la curva. Nel caso, il caso reale è il caso in cui in realtà l'urto è leggermente anelastico. Ma quindi un po' di energia viene dissipata? Sì. E alla lunga allora non si dovrebbero fermare? No, perché non esiste un contenitore adiabatico perfetto, il calore entra da fuori a dentro e quindi le particelle, no? Sì, la temperatura... Se la temperatura scende, se si fermano, la temperatura scende, c'è un gradiente di temperatura da dentro a fuori e il calore passa da fuori a dentro e il gas si riscalda di nuovo. Si porterà in equilibrio termico con l'ambiente esterno. Ok, grazie. Allora, con questo vi saluto, spero che vi siate divertiti. In bocca al lupo per l'esame. Non siamo qui per mangiarvi, ma per divorarvi. E concentratevi bene durante l'esame e in bocca al lupo, d'accordo? Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie professore. Arrivederci, professore. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.